Ciao a tutti, benvenuti nella solita rubrica Voce ai nostri rivali. Ho il piacere di ritrovare, finalmente, ritrovare qualcuno, ritrovare Davide, youtuber udinese e nonché tifoso dell'Udinese. Ciao Davide, ben ritrovato. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Per chi non avesse visto il video dell'andata, andatelo a rivedere, ma Davide ci può dire chi è di nuovo, perché magari da allora ci sono più o meno un migliaio di iscritti nuovi, quindi dai, magari non ti conoscono ed è sempre un piacere. Allora, giornalista da un po' di anni, ammetto che non mi ricordo da quanti, 5 o 6 più o meno ormai so di anzianità. E specializzato ovviamente in Udinese, poiché io sono di Udine e nasco tifoso dell'Udinese da quando sono piccolo, con una piccola ramificazione poi proposta da tutto il mercato web, che è il sito principale con cui lavoro, in quel di Venezia. Quindi sono specializzato su cose e faccende del Triveneto. Esattamente. Lascerò in descrizione ovviamente il link per seguire Davide sul suo canale e da qui all'altra volta sono cambiate un po' di cose, Davide, sia per Qui voi l'altra volta che per noi. sono cambiate tante cose, soprattutto per noi, perché allora, partendo dalla premessa che ovviamente non era credibile l'andamento di inizio anno dell'Udinese, questo l'ho praticamente detto ovunque io sia stato, perché Confermo. comunque non era una squadra costruita per poter puntare obiettivi Champions e probabilmente neanche per il quinto o sesto posto validi per l'Europa League. Era una squadra che veniva da un po' di anni di costruzione e poteva fare discretamente bene, magari per miracolo puntare un settimo posto, sperando che si liberasse per la conference. Ecco, più o meno quelle sono le ambizioni. Finire nella metà sinistra va benissimo, anche un ottavo, nono posto, decimo come sei attualmente, quello non è assolutamente un problema. A livello di punti, grazie a quel filotto, sei anche già salvo. C'è un po' il problema, c'è però nel momento in cui andiamo a guardare i risultati dopo quel filotto di 6 vittorie consecutive. È una squadra che da quella giornata, tra quel pareggio per 2-2 con l'Atalanta in poi, ha collezionato ben una vittoria in 15 giornate. Parliamo di un andamento da quart'ultimo piazzamento con a pari merito con Verona e Spezia, che non può essere assolutamente, se la faccia troppo positiva non poteva essere quella vera, non può essere quella vera neanche questa troppo negativa. Ci deve essere per forza una via di mezzo nel valore di questa squadra, e ovviamente i risultati negativi poi adesso stanno portando anche a tanti dubbi, anche per la guida tecnica, perché non si può dire che Sottil sia la persona più salda in questo momento sulla sua panchina in Serie A. Ha portato avanti in conferenza stampa, e devo dire che vederlo dal vivo è stato abbastanza anche, tra virgolette, esilarante, perché non ce lo si aspettava, uno sfogo abbastanza pesante, e tendenzialmente quando un tecnico porta questi sfoghi in conferenza stampa, però vuol dire anche che sente che se che non cambia qualcosa, probabilmente anche la sua posizione Tanto più inizia a scricchiolare con la guida che ha realmente. l'Udinese, che insomma adesso si è calmato un po', ma negli Sì. anni il buon posto era stile Cellino e Nei compagni, primi anni ecco. sì, nei primi anni sì. E cosa ha detto in conferenza? Mi devo essere dormito la conferenza stampa, obiettivamente. Conferenza stampa, insomma, ha accusato i suoi di non essere abbastanza figli di buona donna in campo, perché d'altro canto comunque il 2-2 di Nzola, dopo che si è andato a ribaltare un match cominciato malissimo con un gol in contropiede straregalato a Nzola con una palla persa da Success, la riprendi, la ribalti contro uno Spezia che non ha proposto granché, ma si stava difendendo con grande ordine, non era facile perforarli. Su un calcio d'angolo in tuo favore concedi un gol del Eh genere, no, e lì non ci ha l'ho visto più. vista, l'ho vista. Calcolando. No, sì, no, ridescrivevo un po' la scena che ha scatenato poi quella rabbia, perché lui era un difensore. Lui sa bene che in quelle circostanze, all'86esimo, una gara così difficile, prenditi e tiri giù l'avversario. Poi non fai tante storie. Ah, sono già ammonito, no, quei là. No, prendilo, butti giù al massimo di danno il rosso e tanti saluti, però intanto porti a casa la vittoria. Sì, E vero. quella ha detto: lì era da farsi espellere, punto. Mancavano pochi minuti. Prendi il rosso, amen. Ci penso poi io a sistemare la situazione. Ma intanto porti a casa la vittoria. Concordo, concordo. L'ho vista, è stata una partita un po' da Pirletti, se si può dire, Sì, come è venuto il pareggio. assolutamente sì. E quindi mi hai già anche risposto su come sta arrivando l'Udinese a questo match.
E da qui a fine stagione cosa ti aspetti secondo te? Ci Da qui a potrebbe fine essere sto cambio stagione. tecnico, di gioco, di squadra? Che sei Allora, no. nell'ambiente, diciamo che sai più cosa Sì. di A chi non livello, c'è. diciamo, se parliamo a livello tattico, no. Udinese è pensata e strutturata nel 3-5-2. Sembra quasi ogni tanto scritto nelle sacre scritture che bisogna giocare per forza così. Perché oggettivamente adesso abbiamo solo tre centrali, abili e ruolabili. Con l'infortunio di Ebosse che è finito la stagione, perché ci saranno Biol, Neuwen Perez e Cebecao con Masina prima alternativa. Siamo veramente contati là dietro, però la difesa 3 non si tocca. Si può toccare il tecnico, però si può toccare il tecnico. La gara con l'Atalanta non credo sarà decisiva, in caso di sconfitta parlo ovviamente. Con l'Empoli, diciamo che di solito Empoli per l'Udinese è sempre stata fuori dai nuovi tecnici, perché Velasquez fu esonerato dopo una sconfitta ad Empoli, Gotti fu esonerato dopo un pareggio ad Empoli, di solito si cambia ad Empoli. Quindi vediamo, entro 2 settimane probabilmente sappiamo e capiamo, se Sottil porta almeno 3 punti tra queste due partite a casa, magari si continua, perché comunque la società ha fatto una scelta forte, lo ha sempre comunque abbastanza difeso. Vero. E ad oggi scricchioli sui grandi mass media non ce ne sono, però dall'interno qualche malumore, tant'è che il Paron Giampaolo Pozzo è stato anche a rimproverare la squadra in spogliatoio, qualche piccolo malumore inizia ad esserci, quindi bisogna stare all'occhio. Chiaro che poi partirebbe tutto il tran tran di ma chi prendi, ecco, questo non lo so dirvelo ancora. Facevamo un toto allenatore. Vabbè, quindi comunque sia chi prenderà dovrà. Se, perché dai, Sottil, poveretto, Sì, è un se, è non un è che gli grosso sto se. augurando. Però se dovesse, dovrebbe fare 3-5-2, quindi un allenatore da 3-5-2. Questo abbiamo capito, penso. Beh, dipende, perché comunque Sottil difendeva 4, ha fatto il 3-5-2 in passato, ma ad Ascoli ha fatto un gran 4-3-1-2 che è finito in soffitta malissimo. Tra l'altro mi hai detto questa cosa di Empoli che non la sapevo e me la scrivo perché deve essere, può essere interessante qualora facessi un po' spartita dopo un Udinese Empoli potrà diventare Esatto, interessante. esatto. Magari ti citerò per la cosa. E cosa ti aspetti dalla partita di... No, prima di farti la domanda della partita che poi teoricamente è l'ultima perché... Abbiamo già all'andata parlato di tante cose. Del mercato di gennaio, ti aspettavi qualcosa di più? Non ti aspettavi nulla? Allora, Deluso? qui devo esprimere due opinioni. È chiaro che a Sei qui livello da apposta. No, due opinioni distinte, nel senso da due persone diverse, nel senso che è ovvio che da tifoso ho visto e vedo una squadra che nelle scelte è corta. Oggettivamente si poteva allungare la panchina. Da addetto ai lavori so che purtroppo ormai si lavora col bilancio in pari, bisogna lavorare. Un'uscita, un'entrata più o meno. Si è voluto fare un grande colpo perché serviva sostituire De Olofeu, un giocatore con quel peso, e Toven è arrivato sì da svincolato, ma con un ingaggio comunque rilevante. È arrivato Matheus Martins, che è stato girato in prestito al Watford per una cifra comunque importante, da 6 milioni più bonus. È stato ceduto Mackengo per 10 milioni più 3 di bonus. Le entrate e le uscite tra ingaggio e incasso del cartellino più o meno si vanno a equiparare, e quindi alla fine la cosa quadra. È chiaro che posso dire chiaramente che non è un segreto, lo si vede scorrendo la rosa, in alcuni punti ci poteva essere un po' più di scelta oggettivamente, però purtroppo il periodo è questo e, tra virgolette, le medio-piccole devono un po' accontentarsi, anche temo. E io non so se sbaglierò la pronuncia, mi sgriderà l'amorosa che è per metà francese, Towin, o come si chiama, cosa mi dici? Perché io la prima partita sua che ho visto, subito la prima, mi ha convinto, diciamo, perché comunque si vede che non è, adesso non voglio offendere nessuno, però che non è l'ultimo dei venuti. Però ecco... Non so, è uno che ti aspetti che faccia più gol, che aiuti più gli altri a fare gol, perché, ripeto, Diciamo che sì, no, beh, la classe si vede, però... i colpi, il come tratta la palla
si vede che ha qualcosa in più rispetto ad altri giocatori nella media, diciamo. È chiaro che comunque è arrivato dopo un anno e mezzo in tutt'altro emisfero, continente, oceano, tutto. Era in Sud America, in Sud America, no, Centro America, scusate, in Messico, dove c'è tutt'altro stile di vita, un altro mondo, quindi è chiaro che bisogna dargli anche il tempo. A gennaio, purtroppo, prendi Dal quello che Messico a Udine. prendi, cioè, a gennaio devi prendere quello che passa, tra virgolette, in convento. È un ottimo colpo, era il migliore che potevi fare, ma chiaramente se era sul mercato è perché andava un po' anche ricondizionato, perché è un giocatore che per colpi, lo abbiamo visto, e anche prima di andare al Tigres, era giocatore che poteva calcare tutt'altri palcoscenici. Quindi io ci vado molto cauto con lui sulle aspettative. Deve un pochettino, in primis, ritrovare il ritmo partita e probabilmente anche lo stile di lavoro deve ritrovare, perché lo stile di lavoro immagino sia tutt'altro. Anche in Messico, diceva Sottil, si allenava a tutt'altre anche alture, cioè era in altura, non era in pianura, era non so quanti metri sopra il livello del mare, cioè cambiava tante cose anche nello stile di allenamento, probabilmente da parte sua. E quindi ha bisogno di un periodo di, ma forse anche un po' lunghetto, di adattamento. Ed è chiaro anche che le altre squadre sanno chi hanno contro, cioè col Verona, sì, vabbè, ormai anche io sono un bollito. Contro lo Spezia, quando hai fatto il cambio Success to Venne, si è visto subito che lo Spezia ne mandava tre per bloccarlo. Quindi chiaramente dovrà un po' alla volta ritrovare l'atleticità, capire anche un po' i meccanismi, come giostrare con Beto, con le mezzali, e anche un po' alla volta capire chi avversari ha contro per far emergere il suo talento, per poter poi andare a incidere. È chiaro che da qui a maggio ci si aspetta che incida sia sotto l'aspetto dei gol che sotto l'aspetto degli assist, portando un suo contributo. È un acquisto anche a lungo termine, perché purtroppo De Olofeu, vediamo quando e se chi lo rivedrà. E come anche, soprattutto, E come. è il come il problema. Peccato perché stava facendo veramente bene a Udine, la seconda gioventù di De Olofeu. Quindi a me dispiace sempre quando si fanno male i giocatori, poi se si fanno male, proprio male. Cioè, quella, e poi anche, come dicevi te prima, l'infortunio di Bossé, anche quello a stagione finita. Quindi insomma, due belle gatte da pelare per l'Udinese. Assolutamente. E arriviamo alla domanda fatidica di cosa ti aspetti dal match contro di noi a Bergamo. Ma io sarò sincero, non la vedo benissimo, nel senso che è un'Atalanta chiaramente ferita, perché perdere con Lecce e poi subito dopo perdere uno scontro diretto con il Milan è pesante. È chiaro che però l'Atalanta mi sembra proprio l'avversario meno indicato per le difficoltà che ha adesso l'Udinese. È un Udinese che non ha mai avuto a livello prestativo problemi effettivi, cioè l'amore di gioco la produce, ma è di una disattenzione dietro che è clamorosa, come vi dicevo prima con gli esempi sui gol di Nzola. Già con una squadra che fa difesa e contropiede, hai fatto due errori del genere. Contro un'Atalanta che ne manda 7-8 nella tua metà campo, se non sei concentrato, rischi di far brutte figure anche. Io spero che il blasone, ormai penso si possa dire, dell'avversario che hai contro, perché sono un po' di anni che è ad alti livelli, porti i giocatori a fare prestazioni più simili a quelle del girone d'andata che a queste ultime, perché altrimenti rischi il bis del 7-1 dell'epoca Tudor. Ha detto proprio chiaramente, perché sembra un po' un Però ripetersi di dobbiamo tirare in quell'epoca. porta, non ti volevo interrompere, perché col Milan non abbiamo Prego, mai tirato prego. in porta, Ma quindi col Milan. vabbè, però insomma, se riusciamo a tirare in porta, probabilmente forse qualche gol lo facciamo, mi stai dicendo questo. Peccato perché Silvestri a Verona a me aveva convinto tanto, quindi tu dai più la colpa alla difesa o più la colpa al No, no. portiere? Difesa, cioè Ah, sono errori della fase difensiva con distrazioni proprio concettuali da parte dei braccetti e del perno. Poi è chiaro, Silvestri ultimamente magari non è perfetto al 110%, ma errori grossolani da parte del portiere non ce ne sono ok, nel stati. senso che più di così non poteva fare, insomma, la sintesi è questa.
Forse, cioè, per dire col Sassuolo, per dire su uno dei due gol può fare qualcosina in più, ma non sono quegli errori che dici, è palesemente colpa sua, gli dai un 4 in pagella, ecco, No, sono perché minuti. guardando, scusa se la domanda l'ho Vai, vai. fatta perché guardo sempre le pagelle di tutte le squadre e vedevo che lui comunque era sempre, non so qua, sto pelo, scusate, è venuto fuori. Prendeva sempre comunque, non dico dei buoni voti, perché quando perdi i buoni voti fai fatica, però ecco, non era come magari il voto dei difensori, quindi la domanda aveva una risposta Certo. già fatta, ma volevo sentirmelo dire da chi è Certo. dell'ambiente, quindi un pronostico secco, vai Davide, lo sai tanto, ma monta a rompicazzo, questo te lo chiedo. Sì, no, boh, guarda, posso dirti che per me è un uno fisso. Aia. Cioè, di probabilità di un X pochissime, di un 2 nulle, sinceramente. Poi non lo so, i miracoli ci sono sempre. Ah, Per ecco, l'anno noi ne sappiamo scorso qualcosa al contrario, però. Che noi stiamo aiutando tutti quelli in difficoltà, quindi speriamo di sì. no, ma dicevi l'anno scorso? No, l'anno scorso, che ne so, siamo andati a interrompere una maledizione al Franchi per 4-0 e sembrava impossibile battere la Fiorentina. Non lo so, appunto, cioè, poi è brutto Palle fare pronostici tonde. secchi perché capita poi la giornata che ha del clamoroso con tutte le congiunture astrali perfette. Non penso sarà quella di sarà così sabato, ecco, mettiamola così, non sembrerebbe. Va bene, io tanto lo devo fare sempre anch'io. Allora, mi hanno detto che quando dico che l'Atalanta perde, vince, quindi dirò due secco dell'Udinese, due secco dell'Udinese, così siamo tranquilli. No, però non è vero perché del Milan avevo detto 1x e ahimè è uscito, quindi o 1x, se va bene un x. Quindi no, teoricamente spero che ci riprendiamo, che quella di... dell'altro giorno di domenica è stata veramente la seconda più brutta partita della Dea di quest'anno, dopo quella con Lecce in casa loro, perché comunque in casa nostra con Lecce sì, non abbiamo giocato benissimo, però un gol l'hai fatto, ok, grazie a lui, ma qualcosa hai fatto. Invece col Milan non hai fatto nulla. È andata con Lecce, sappiamo bene tutti com'è andata, forse anche te che non sei dell'ambiente, con Gasperini che aveva cambiato 9 di 11, quindi Sì. e quindi non lo so, spero in un 1, dai, tocca dirlo. Però vediamo un po' come va. Davide, io credo che ci siamo detti praticamente tutto, perché tra andata e ritorno ci siamo detti tanto. Certo. Spero che avremo occasione di ricollaborare l'anno prossimo, a questo punto dirò così, se non ci sono altre cose Poi ci sono strane in altre mezzo. occasioni. Esatto, che magari ci troviamo da qualche parte. Io, come sempre, vi invito a iscrivere la tua campanella, metti piace, condividere e commentare questo canale e anche iscrivere al canale di Davide, che appunto lascerò in descrizione, che ringrazio tanto. Ci vediamo alla prossima. Ciao Davide. Grazie a tutti, alla prossima. Buona Ciao. partita, vinca il migliore. Ciao.